Nolan sia la versione incredibilmente nuova di cose incredibilmente vecchie sono Nolan, e questo è Sword of Yan, o meglio, quello che state vedendo adesso è la schermata principale del sito ufficiale. Questo si tratta di un gioco sviluppato nel 2017 per ZX Spectrum e MSX. Lo Spectrum penso fosse distribuito in tutto il mondo, l'MSX era solamente in Giappone. E sì, si tratta di una sorta di homebrew sviluppato dalla Retroworks, che è una compagnia spagnola che si occupa di fare robe belle, vecchie, antiche, però oggi. Sono una compagnia spagnola di gente che fa retro gaming moderno. E questo è il sito ufficiale. Ve lo volevo far vedere per primo perché ha delle artwork veramente belle e molto ben fatte. Sito ufficiale, dicevo, potete passarlo in rassegna, c'è cioè in spagnolo e in inglese. E avete il prologo, la storia del gioco, ma quello che intendevo farvi vedere qua inizialmente sono le artwork che sono molto ben fatte, a mano, naturalmente, che comprendono comunque buona parte della storia iniziale del gioco. E adesso ve ne faccio vedere qualcuno, ve la passo in rassegna, perché vedete sono molto meritevoli, insomma, molto carine, ben fatte e sicuramente realizzate con gusto. Ora, il gioco stesso si presenta con uno stile ovviamente molto retro, sviluppato appunto per computer degli anni 80, come vi ho detto inizialmente, computer dagli 8 ai 16 bit essenzialmente, ma questi in particolare sono sviluppati per tipo, sviluppato per MSX2. E la versione comunque sia 16 bit dello Spectrum, che aveva insomma un range di colori e di grafica un pochino migliore. Il gioco è in download gratuito. Se possedete emulatori o cose del genere che lo possono mandare, ci sono per varie versioni appunto dello Spectrum, vedete 128K, MSX2. Abbiamo anche poster, sfondi vari, insomma, bella roba tutta completamente gratuita. Vi faccio vedere anche rapidamente il sito della Retroworks perché fanno questo. Fanno un sacco di giochi per lo Spectrum, per l'MSX, per Amstrad, c'è anche una versione per Windows, ma solamente una. E sono un gruppo di persone che si dedicano a questo, le distribuiscono gratuitamente e ci danno tanto bel retro gaming nuovo, che è un concetto un po' strano se ci pensate, però è una cosa che esiste. Un'altra cosa di cui volevo parlare è il sito che mi sta permettendo di mostrare a voi il gioco. Si tratta di FileHunter slash MSX, lo vedete qua, e si tratta di un sito fantastico perché mette a disposizione direttamente nel vostro browser un sacco di giochi per l'MSX che voi probabilmente non conoscete, neanche io, la maggior parte li conosco essendo l'MSX un'esclusiva giapponese, e scorrendo questo menu laterale ne avete a disposizione centinaia che potete provare. In questi giorni me ne sto facendo una bella scorpacciata, ecco, vedete qua che cosa abbiamo, Metal Gear 2 Solid Snake, giusto per gradire, un sacco di bella roba e un sacco di roba che vi consiglio di andare a controllare, anche solo per curiosità, perché è gratuita e l'MSX a livello di risorse era molto molto avanti rispetto agli standard dell'epoca, specialmente quelli a cui eravamo abituati in Europa e in America. Comunque andiamo a vedere Sword of Yan. Ed eccoci qua, schermata di avvio dell'MSX, professionale, proprio ben fatto il sito, ben emulato, è fantastico. Tra le altre cose abbiamo un sacco di opzioni grafiche a disposizione e anche la possibilità di usare il controller. Una cosa che voglio che notiate è la pixel art. È molto carina e la musica è molto ben fatta, assolutamente molto ben fatta. Fa strano vedere Retroworks 2017 in basso a destra, però sì, è un gioco sviluppato ai tempi di oggi, ma con molto 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 gusto e molto rispetto per gli anni che furono. Partiamo. L'introduzione sarà in spagnolo perché il gioco è sviluppato da una compagnia spagnola, però se volete potete semplicemente riprendervi l'introduzione così come viene descritta nel sito in versione inglese, ma è una storia fantasy abbastanza semplice nel senso tu sei il figlio di colui che ha riportato la pace sconfiggendo il male anni e anni fa e quindi sei destinato a compiere l'impresa nuovamente perché il male sta ritornando. E io francamente mi sto zitto per farvi godere questa chiptune bellissima. Ditemi se non è una figata. Comunque si inizia. Vai, devi trovare i monoliti alla fortezza perché sì. Allora, come potete vedere abbiamo un menu non troppo complesso, ma comunque che presenta alcune scelte. Abbiamo la spada, che possiamo usare equipaggiandola, e possiamo colpire in avanti, indietro, dall'alto
o dal basso. Quindi è già abbastanza un range di combattimento abbastanza ampio. Per quanto riguarda il resto, possiamo togliere la spada, correre e saltare. Le animazioni sono un pochino legnose, ma che volete? Erano computer degli anni 80, ragazzi. Quindi, mi sono innamorato di questo gioco senza sapere che fosse effettivamente un gioco sviluppato recentemente. Non avevo notato inizialmente il 2017 messo là, essendo che l'ho trovato qua in mezzo ai vari giochi sviluppati per MSX. Questo sito comunque presenta anche delle homebrew, come questa, e sicuramente ha avuto il pregio di farmi scoprire questa cosina molto carina che state vedendo adesso. Comunque, adesso non voglio tipo spoilerarvi troppo il gioco, perché mi auguro che abbiate voglia di andarlo a scoprire. Vi faccio vedere solamente le parti iniziali. Ci sto giocando col controller, qualora non l'avessi già detto. Ve lo consiglio perché è comunque ben supportato sia dall'analogico che sul D-pad. Comunque, non so se mi sono fatto male. Tipo sanguinato sbattendo una facciata contro delle scatole. Chiedo scusa al buon Jarkum, come diavolo si chiama, insomma. Corri. Abbiamo il nostro primo nemico, quello che sembra essere una sorta di goblin armato. Sembra anche abbastanza allarmato, direi. Quindi fatti i tuoi giretti che io devo andare a tirare la leva. Semplice, semplice. Quindi. Perfetto, adesso possiamo tornare indietro. Non prima però di esserci fatto il giro là sotto. Mi confondo sempre con i tasti, scusate. Là sotto, possibilmente senza impalarsi. E raccogliendo qualsiasi cosa sia che è nascosto dietro a quelle casse là dietro. Hop! Sono vista brutta. Ok. È troppo bella questa musica. È troppo carina, veramente. Fatta proprio bene. Fatta una chiptune fatta con gusto. Che spero di potermi scaricare da qualche parte, francamente. Ora, questo salto è un po' stronzino. Proverò a farlo. Nope. Perché sì, correndo, prendendo la rincorsa, è possibile saltare più lungo. Esattamente così. Abbiamo la porta aperta. Perché abbiamo tirato la leva sulla sinistra, quindi. Aia! Sono fatto malissimo, accidenti. Va bene, vieni qua tu. Aia! Sei incazzato il goblin! Un'altra cosa che voglio farvi presente, che non ho usato qua per il video perché era giusto per mostrarvi le parti iniziali del gioco, era che questo emulatore su File Hunter, tra le varie opzioni che ha anche la possibilità di fare il save state. Quindi per noi culoni pigri che non vogliamo ricominciare da capo, c'è la possibilità di salvare in qualsiasi momento e riprendere anche spegnendo il computer e ricaricando una volta. Il save state verrà comunque salvato all'interno della cache del vostro browser, quindi avete tutte le possibilità che vi possono offrire le tecnologie moderne. Ragazzi, io mi fermo qua, ve lo consiglio caldamente se vi piace il retro gaming, cosa che spero che sia il caso, altrimenti che diavolo ci fate sul mio canale. Vi voglio tanto bene, grazie per aver seguito questo video, grazie per avermi tenuto compagnia e come sempre ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!